ZES, zona economica speciale, qui nell'aula consiliare di Grottaglie, un incontro molto partecipato organizzato da Articolo 1. Siamo con Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. Ecco, nel suo intervento lei ha fatto capire come ancora il percorso è lungo, ci sono vari step e ha citato degli snodi fondamentali: la sburocratizzazione, la defiscalizzazione, i rapporti con il governo e soprattutto, al di là dei ruoli istituzionali, degli schieramenti politici, la necessità assoluta dell'unità, nonché la necessità di, come dire, far penetrare, far comprendere bene i benefici che la ZES comporta all'imprenditoria e al territorio in generale. Luigi, certamente lo hai detto in maniera chiara, molto partecipata questa sera l'assemblea, continueremo la settimana prossima, lo faremo a Taranto, c'è stata la presentazione istituzionale l'altra settimana nella Camera di Commercio di Taranto e il 30 incontreremo tutti i comuni, gli amministratori, gli uffici tecnici per concordare una strategia comune. La sfida è lanciata, oggi la ZES ci è stata riconosciuta, ma è come una grande scatola vuota, bella, importante, che potrà portare benefici, ma allo stato attuale ancora dobbiamo riempirla appunto di contenuti rispetto a quello che vogliamo fare. Però è un'occasione unica. Occasione unica, importante, l'abbiamo seguita, non c'è giorno in questi miei primi 10 mesi di assessorato che non segue, non dedichi attenzione a questo all'iter istitutivo che finalmente abbiamo centrato. Adesso dobbiamo riempire il marketing settoriale, dobbiamo definire alcuni aspetti per quanto riguarda la fiscalità di vantaggio con il governo e poi infine l'aspetto ancora più importante, che è la promozione sui mercati internazionali, perché noi vinciamo la sfida, facciamo crescere, la riempiamo ancora una volta, lo dico, di contenuti e quindi facendo arricchire il territorio e producendo occupazione, benessere e sviluppo, se vinciamo la sfida di uscire fuori dalla regione. Infatti lei, Borracino, proprio ha fatto nel suo intervento ha usato un'espressione molto ma molto plastica, penetrante, la Cina non è che si sveglia la mattina e si avvicina alla ZES ionica, ma bisogna far sì che effettivamente la ZES ionica sia appetibile e sia conosciuta altrove. Certo, questo è il tema e qui ci sarà il lavoro che insieme alla Task Force ZES, insieme ad ARTI, insieme ad Asset, all'assessorato, alle varie sezioni del mio assessorato stiamo portando avanti, stiamo studiando insieme a Puglia Sviluppo per mettere nelle condizioni le ZES, in questo caso la ZES ionica, ma tra un po' arriverà anche quella adriatica di prossima approvazione dal governo centrale, nelle condizioni di poter spiegare il vantaggio di venire ad investire a Taranto. La nostra vera sfida è questa, lo ripeto, la capacità di far arrivare grandi gruppi imprenditoriali a livello internazionale che vengono ad investire ma che investono su un lavoro ecocompatibile, sulla qualità del lavoro, sulla qualità di quello che potranno fare i nostri ragazzi e le nostre ragazze che hanno bisogno di occupazione e questo, come tu giustamente dicevi, è un'opportunità importante che noi non vogliamo assolutamente tenere sottodimensionata e non all'altezza della situazione.